nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Clepto Addicted. Allora, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo assistito a una novità pazzesca, ovvero al matrimonio di Arsenio al cambiamento che c'è stato in casa, quindi la camera di Leonardo è diventata la loro stanza, la stanza di Arsenio e Summer e soprattutto ragazzi anche abbiamo scoperto che la nostra Summer è in dolce attesa. Purtroppo però abbiamo anche fatto una scoperta molto ma molto eh, orribile per quanto mi riguarda, perché abbiamo scoperto sì che il nostro Arsenio ragazzi è quasi eh, giunto al termine della sua vita. E quindi, che dire se non eh, la disperazione avanza? Perché Arsenio, ragazzi, è stato, un, è stato ed è tuttora un personaggio che io ho amato profondamente. L'ho scritto a tutti voi perché tutti voi mi avete scritto: Ah, che peccato! Arsenio è stato un gran personaggio, mi piace tanto, eccetera, eccetera. Però, sì, ragazzi, purtroppo eh, è arrivato il suo momento. Ora io mi auguro non faccio alla fine, per chi segue anche la Disney Legacy Challenge, non faccio alla fine di, ehm, di Ella. Praticamente è arrivato il messaggio. Eh, per chi non la, non la segue, che manca, che ormai è arrivata la fine della vita. E il giorno dopo è schiattata. Quindi, se così fosse, ragazzi, oggi Arsenio schiatterà. Motivo per il quale ho fatto tornare dalla vacanza i nostri Valentini. Ovviamente non è quello il motivo, secondo la trama. Ma diciamo sono tornati perché, ecco, fai una cosa, tu inizi a, pre a preparare qualcosa perché il viaggio è stato lungo, quindi servi il brunch, guarda, un toast francese. Sono tornati diciamo più che altro perché um, la vacanza è finita, ecco. Però ecco, volevo finire il discorso. Arsenio è stato un personaggio, ragazzi, che ho creato con un determinato intento, con uno scopo. Che non era ovviamente solo quello di permettere all'aria di completare l'aspirazione, sebbene l'input sia partito con, diciamo, da quel motivo, quella motivazione. Ma è un personaggio che io. ho, ho immaginato fin da subito, ecco, e avete scoperto che bene sì, la nostra sì. è incinta. E, e quindi mi mancherà veramente tanto. Perché lo adoro, perché. Eh, sì, Arsenio è un personaggio che non, non credo. Cioè, secondo me è un personaggio che o lo ami o lo odi. Non, non penso ci siano vie di mezzo. Allora, prepara anche del caffè, cara. Che magari e la nostra, appena tornata, entrerà qui per andare a controllare suo padre. Perché, ragazzi, comunque è rimasto solo. E sa bene. Se ne rende conto da sola che suo padre ha una certa età. E inoltre io immagino. Che magari. Non lo so, ultimamente lo abbia visto. Forse molla il caffè, tesoro. Tu non lo puoi bere. Lo abbia visto anche un po' strano, cioè. Non è da suo padre dopo tutto. Avere una relazione stabile. Addirittura chiedere a una donna di convivere. Ovviamente lei non sa di tutte le tresche che suo padre ha avuto, ragazzi, ovvio, però un po' ha capito il suo. Cioè, nel senso. Lei si basa anche su come è stato suo padre quando lei era piccola, non è stato né un marito né un padre presente, quindi non, non ce lo vede proprio, lo conosce, insomma, no? Arriva qui, ragazzi, a parte trovare no, le sue vecchie cosine, non trova più il letto. Quindi pensa che senza dirle nulla, suo padre e Sammer abbiano deciso magari di andarsene. Ovviamente perché? Perché sapevano, ragazzi, quanto la nostra fosse contrariata dal loro rapporto, comunque, no? Dalla nascita del loro rapporto, perché vi ricordo che Summer è da tanto tempo ormai la migliore amica della nostra Elaria, quindi immaginate un po' lo shock se all'improvviso voi veniste a sapere che la vostra migliore amica o il vostro migliore amico si sposa con vostro padre o vostra madre, insomma, una cosa un po' allucinogena. E quindi viene qui ma. E qui scopre che lei, insomma, quando era partita c'era ancora la stanza di suo figlio. Ma che fine hanno fatto i mobili? Eliminata, ragazzi, anche la porta che collegava. E quindi a questo punto va a controllare anche la stanza di Leonardo. Vai, vai. Vai a controllare, cara, vai. Tuo marito intanto è giocoso. Le è, è passato lo stress. Senti, bello, ora... Tu capisci che fa freddo, vero? Quindi ti prego, abiti. Cambia abito. Indossa qualcosa che giustifichi la tua follia. Cioè... Ecco mh, meglio aprile, che ecco. non ti faccia sembrare un pazzo. Per ecco. Dicevo, entra nella stanza, ragazze. E rimane sconcertata, perché... Tadam! Non solo non è più la camera di suo figlio, i mobili sono spariti e tutto, però... Eh, questi due... dormono nello stesso letto? Però guardatela, guardatela. È felice ragazzi. Che abbia veramente capito che suo padre... Finalmente ha messo la testa a posto e questa magari è stata... Per lei è una prova. Un qualcosa di concreto che le, che le dimostra che suo padre è cambiato, no? Non vuole, fra virgolette, rompere l'idillio. Quindi, visto che hai anche fame, tesoro, fai una cosa per piacere. Prima di tutto cambiati. Perché sai com'è abiti, cambia abito. Indossa per favore gli abiti giusti. Anche perché la nostra ragazzi dovrà parlare adesso con la sua famiglia Quindi magari il marito Le chiederà della sua giornata Del tipo cara ma Tutto bene? Allora come, lei, come lo vivi il nostro rientro qui? Perché vi ricordo Che lui sa e come se sa Che non c'è un buon rapporto tra suo padre E sua moglie cioè, Scusate sa suo Suocero e sua moglie Mettiti seduto. Cara, potresti so, sederti anche tu? C'è cioè, qualcuno che sta per arrivare qui e... Prendi una porzione, cara, quando hai fatto. Eh, dai, su. Splende il sole, tesoro, io. Sì, con mio padre tutto bene, e poi ti spiegherò. Però c'è qualcosa che devo dirti, tesoro. Insomma, è un momento così particolare della nostra vita. Tu nonostante l'età insomma sei ancora in forma, non ti servono nemmeno un Solo paio di occhiali da sole per essere attraente zero, <ride> E non volevo, cioè prima di comunicarlo con, tramite lo smartphone ai ragazzi ci tenevo veramente tanto a dirlo a te, tesoro so, now, E lui beh dimmi cara, cosa, cosa succede? Condividi la you grande should notizia, should non should be dirmi be. che hai intenzione But... di comprare altri mobili perché in questa casa non entra più niente Ma no tesoro, sciocco so, <ride> E allora dimmi tesoro, sono... Sono tutto orecchie Eh, stringi Jacopo Eh beh, certo ragazzi, la notizia Forse sono anche un po' gli ormoni a rendere No, che dite? La nostra era un po' più Malleabile sotto questo punto di vista sì, Sono incinta, <ride> tesoro <ride> Eccola qui E lei arriva proprio mentre sente questa notizia Ma davvero? Oh, tesoro Sono così felice, eh sì Sarà come una grande festa. E questa è lei, oh mio dio, veramente sto per dire la stessa cosa. No, non devi accarezzare Fujiko, tesoro. ti devi sedere. Certo, non sarà facile come una partita di baseball, però sono... Mm -hmm. sono convinta che noi possiamo farcela, tesoro. Insomma, non siamo mica dei crepiti, no? Mm. Eh, certo. Siediti. <ride> Bentornati, non, non vi avevo so sentito so. proprio rientrare. Summer, uh, buongiorno. E er, questa già con le nausee. Mm. Oh, buongiorno, Summer. Hai sentito mm. la mm. splendida mm. notizia? Oh mio Dio, Leon Leonardo. Fai calmare tuo padre, per favore. Sì, perché Leonardo chiama. E su lui subito va a dirlo a suo figlio. Beh, sì, sai, non è la morte di nessuno avere un figlio alla vostra età. Beh, certo, non è mica motivo di divorzio. Senti caro, però mentre parli al telefono potresti spostarti perché altrimenti qui è un caos. Siediti lì mentre parli al telefono. È una bella notizia, no? Certo la mia età sarà strana, però... Alla fine è una benedizione, no? E lei, ragazzi, a okay. sto punto. <gasps> -a <-wum>. Allora, dimmi <inaudible> quel rospo di mio padre. Come si è comportato durante <inaudible> la, mia, la mia assenza? Ti ha fatto dannare? Eh? Non sarà mai una vita da casa delle bambole con lui, sappilo. Lo conosco fin troppo bene. Senti, ti ho vista particolarmente sorridente. Insomma, sembri felice nonostante tutto? Ecco, pettegolezzi piccanti su Giorgia, ma ti prego, Leonardo. Per favore, allora tu sei molto giocoso, non vai assolutamente sul divano ma vai a darti una calmata. Per favore, vai a darti una calmata. È l'emozione ragazzi, è troppo felice. Ha saputo che sta per diventare di nuovo padre, eccolo lì, il coccolone tra poco, eh. Eh sì, devo dire che aver dormito anche, forse aver cambiato letto, non lo so, ma c'è una musica nuova nella mia vita. Inoltre, una nuova gravidanza, insomma il viaggio mi ha fatto bene, ecco. Ma ti vedo strana, sembri un po' pallida, non stai bene? E quindi a quel punto, ragazzi, lei <ride> non si trattiene più <ride> e va. Ho visto i nuovi mobili, <ride> senti, devo dirti una cosa. Tu sei la mia migliore amica, insomma, la persona più importante. Non c'è nessun altro che vorrei lo sapesse prima di te, dopo il segno ovviamente. Cosa stai cercando di dirmi? Guardate la faccia. Ecco io, e tuo padre... Ci siamo sposati mentre voi eravate fuori per questa vacanza hey, e... Yenna. Cosa? Vi siete sposati? Cosa? La sconvolta, ragazzi. Sì, vedi? sono incinta. <ride> <ride> Dicendo <ride> che siamo entrambe incinte, io e te, nello stesso <ride> momento. Sì, ho delle nausee <ride> pazzesche, anche tu. Ok, qui c'è qualcosa di poco pulito in tutto questo. Lei ragazzi è mezza sconvolta. Siete sposati, avete organizzato un ricevimento e io non c'ero, ero, ero, ero a sette senza di me. È quello che stai dicendo? Ascolta, non l'ho fatto. Cioè, tuo padre mi ha fatto una sorpresa, io non ne sapevo nulla. Ti prego non prendertele l'aria. Pensa alla nostra felicità. Da quando quel robot di mio padre ha un cuore e fa questi gesti così romantici? Non capisco sì. perché vedete ragazzi un po' secondo me c'è anche un po' di gelosia anche se lei non lo ammetterebbe mai da parte eccola lì vai a riparare caro ripara da parte di Ilaria nei confronti di Summer nel senso che comunque Summer è la donna che ha ricevuto mh, da suo padre tutte le attenzioni che suo padre non ha mai dato né a lei cioè né a sua madre eh, e ne tantomeno a lei, la figlia Per praticamente sempre E invece Sam ha ricevuto all'improvviso tutto l'amore, tutto l'affetto Questi gesti così romantici, come un matrimonio organizzato così all'improvviso E lei, non per cattiveria ragazzi, ma è un po' invidiosa di tutto questo Beh, mi auguro che la vostra sia una vita da casa delle bambole Perché guarda Giusto questo, mio padre è sempre tutta una finzione, ma vedrai che prima o poi scoppierà la bomba e capirai che hai fatto un enorme errore perché un robot non ha sentimenti quell'uomo. Non sentimenti veri e sinceri, hai capito? Io lo dico per te, allora è la maestra della creatività. Oh, che bello. E lei, ragazzi, credimi dovresti prendere l'aereo e andare il più lontano possibile da mio padre, altro che sposartelo. Non ci vogliono libri per fartelo capire, eh? Quell'uomo, oh, vedete, con adorazioni per il tuo matrimonio con Summer. Perché, secondo me, mentre stavano al telefono, il caro Jacopino ha un po' appizzato come si dice dalle mie parti, l'orecchio e qualcosa ha riferito, ecco. Perciò, cari ragazzi, eh sì, e lei, ragazzi, secondo me, però lascia fare, cercherà di parlare con. Con Ilaria, a farle capire. Cioè aiuta a recuperare una cattiva relazione con chi? No, no, lascia stare il Diego Lobo. Lei condividerà un segreto con Ilaria. Che è cercare di farle capire quanto sinceramente e profondamente si è innamorata di suo padre. Io ho indossato. Cioè, mi sono nascosta. Poiché è imbarazzata per troppo tempo Ho sbagliato ma io amo veramente tuo padre E so che lui mi ama davvero Ti prego Sei la mia migliore amica puoi accettarci Oddio mio Che situazione Ma ti rendi conto eh? Non potevi scrivere un capitolo della tua vita Con qualcun altro Una persona magari più pulita di lui inn? Ce lo dico per te, siamo amiche, Ilaria, io, io lo amo profondamente, so che lui ama me Ti prego, fidati di me, non ti fidi di lui, almeno fidati di me E va bene, ok, va bene, vi siete sposati senza dirmi nulla però Come lo metti questo? Lo so, abbiamo sbagliato, lei cerca di abbracciarlo ovviamente, però ti prego Sei la mia migliore amica Mucci picchi? Non prenderò mai un aereo per andarmene via. Io voglio condividere con lui il talamo per tutta la vita, lei. Ti prego, sei la mia migliore amica. C'è ancora amicizia fra noi, vero? E lei, ma certo che c'è. E comunque l'hai scelti tu, quei mobili, vero? A primo gusto. Non avrei saputo fare di meglio. Sono stupendi. E lei, a dire il vero, anche quelli è stato nido di tuo padre. Mi ha fatto anche questa sorpresa. Guarda, mi ha lasciato come una statua. Vabbè, insomma, alla fine... È il caso che il nostro entri in scena, perché sì. Oh. Guarda, mi ha fatto una serie di sorprese una dopo l'altra. Mi ha lasciato proprio così. Convolta te lo dico in senso positivo: beh, è stata una bella giornata di sole. Allora, per te. Lui vede la figlia e se ne va. No, caro, non preoccuparti. Non c'è bisogno, le ha dato lei la. Mh, insomma, la notizia. Vieni qua, abbracciala affettuosamente. Beh, spero che mio padre si comporterà in modo diverso con te. Che sarà una persona molto più pulita. Oh, tesoro, buongiorno, papà. Credo dovremmo parlare. È quello che lui è venuto a dire. Guarda, puoi lasciarci un minuto per favore, cara? Vorrei veramente parlare con mia figlia. E eh, sarebbe anche ora. Che dici? E lei dice: Ma certo. Parlate, parlate, vedi, io devo dirti qualcosa So che il mio tempo ormai è vicino, insomma, che sto per andare nella tomba Ma cosa stai dicendo? Non dire sciocchezze Guarda che alla mia età te lo senti quando arriva il momento, il momento si avvicina Ma vedi Summer, per me è stata come una stella, ha illuminato la mia vita dopo tanto tempo Quello che all'epoca fosti tu, quando nascesti, anche se io non sono mai stato in grado di dimostrarlo e lei sì, come no? Non dire queste cose, so che non è vero. E lui guarda che non sto scherzando. Per la prima volta, ragazzi, Arsenio sta parlando con il cuore in mano a sua figlia. Non ho mai sentito questa musica. È la prima volta che mi parli così. Tu lo sei stata. Boudina? Sei stata la stella che ha illuminato il mio cammino quando sei nata. Motivo per il quale te ne sei andato. Ha illuminato il tuo cammino per andartene. Questo stai dicendo? No, sto dicendo che io. Oh, Dio, è così difficile. Io sono stato un sacco dell'immondizia con te tua madre. E niente, nessuna cosa che ti do potrà mai essere abbastanza per chiederti perdono. Sapessi quante volte con il computer cercavo notizie di te. Questa cosa non l'ho mai saputa. Sì, avrò inviato tantissime mail a tua madre, ma... Lei non ha mai voluto... Insomma, che venisse a salutarti. Poi avevate cambiato casa, non sapevo neanche dove dormivi la notte. O oh, dove ti faceva mangiare. Beh, è vero, abbiamo cambiato casa, ma mamma ha trovato una sistemazione adeguata. Abbiamo lavorato e ci siamo mantenute con il suo stipendio da pittrice. Non certo grazie a te, lo so, lo so, io sono stato un osso. Non mi sono più fatto vivo, effettivamente. E lo so che per te sono un robot senza sentimenti, ma in realtà è che... Sono sempre tutte le palle che ho combinato nella mia vita. Io ti voglio bene e... Ho sempre voluto. No, non è il momento per fare battutine. E anche se non mi fai mangiare... Cibo spazzatura, io... Adula, tua figlia. Io volevo dirti che, che ti voglio bene, che tu sei Ooh, Sei stato il, <ride> il mio sole e lo sarai sempre. E lei, ragazzi, rimane particolarmente... Sì, vabbè, a parte il gatto. Questo gatto, ragazzi, è un continuo, non è cattiveria, ma tesoro, stiamo facendo un discorso. Non è che c'è possibilità che mi fai tornare a mangiare tre mezzine di formaggio di letto, vero? No, scherzi a parte, io sono pentito per come mi sono comportato e ora. Che ho trovato la felicità spero che tu possa perdonarmi. Vabbè, è vero, non avrò ricevuto una macchina per i miei 18 anni, nessuno l'ha ricevuta. Né tante cene fuori con mio padre, però. In quest'ultimo periodo io ho visto da quando abbiamo vissuto insieme, sebbene all'inizio sia stato uno shock. Quanto tu sia cambiato. Non posso negarlo, insomma. Perciò va bene. Un Ti perdono kind of anche quest'ultima monnezzata che Girl mi hai tirato. Girl, non volevo perdere tempo a prendere molti, capisci? No, oh, io lo sento che la mia fine è vicina. Potevi almeno chiamarmi, avevi preso l'aereo. Puoi perdonare anche quest'ultima follia di tuo padre? E eh, lei, ragazzi, guardate questo sorrisone, guardatelo, dai! L'ha perdonato, vero? L'hai perdonato, tesoro? Abbracciala di nuovo. Oh, è questa, ragazzi, è la foto, l'immagine che vorrei tanto scattare, perché... Un abbraccio sincero. E lui qui. Volevo anche informarti che... Come ben sai, tra poco nascerà tuo fratello o tua sorella, però ce ne sono altri tre in giro! Cosa? Abbracciala! Dai una lezione preziosa! Mamma, cosa dovete dirmi? E poi condividi la grande notizia, vedi? Tesoro, bisogna in una casa dove si mangia! In tre si mangia anche in quattro. Sì, lo so, c'è il nonno. No, è per dirti che avrai un fratellino o una sorellina. Sei contenta? Un fratellino o una sorellina? Bene! Che bello! Guardate l'espressione. La farò girare o girare come una trottola. Sì, ragazzi, avete già capito? La nostra è sì felice. Ma non perché avrà un fratello o una sorella. Perché avrà qualcuno... Che potrà, come dire... <ride> le, le farà tipo da servetto, secondo lei? Quindi sì! Evviva, ragazzi! Vai a dormire, patata, vai, vai, vai a dormire! Ah, beh, c'è troppo rumore, giusto! Arsenio, abbiamo bisogno del tuo intervento! Dai, questa potrebbe essere la tua ultima litigata, quindi batti sulla porta! Eh, Lobo? Ma tu hai i lobby che non ti funzionano per caso, eh? Non ne posso proprio più delle tue lamentare, nessuno può dirmi cosa devo fare. Faccio quello che voglio, quindi vedi di darti una calmata. Eh? da lì. Eh, ragazzi, lamentati. Lui si lamenterà. E come se si lamenterà? Inoltre, si sfogherà. Tutta la tensione, ragazzi. Tu sai, mi hai stufato. È un domani che io non ci sarò più, perché a breve non ci sarò più. Cosa? Cosa vuoi dire, Arsenio? Cosa vuoi dire? Oh, serio? Eh, voglio dire che sto per tirare le penne, caro. Le cuoia, come cappero si dice. Beh, meglio così no. Almeno non avrò più nessuno che verrà a bussare. No! Ho incaricato mia moglie di venirti a rompere il pelo, capito? Bene, allora prevedo giornate di pioggia per lei. Beh, bello, sappi che anche se non sarò più qui con i miei mutandoni a cuore a romperti le scatole, Eh? mia moglie è una tosta, capito? Ma stessi a casa a dipingere. Lascia fare, lascia fare eh? È una che ti darà del filo da torcere, lobo Come ha fatto a sposarsi con un sacco dell'immondizia come te io non lo so, guarda Ehi, hey, abbassa la cresta e togliti quel turbante Ma che cosa c'hai in capoccia poi? Vabbè, insomma, ragazzi, abbiamo capito Basta così E dì che ho mangiato malissimo al tuo banchetto di nozze, capito? Eh? Ti ho fatto anche quel favore, me ne sono pentito Enormemente Ok, va bene, abbiamo capito, basta, basta. In realtà il nostro ha proprio smesso di essere un Don Giovanni. Vero, motivo per il quale magari potrebbe cambiarla l'aspirazione. Di anima gemella. Perché lui ha trovato la sua, ragazzi. Hai visto? Pensavamo potesse scoprire una guerra, E invece no. Sta anche mangiando il cibo spazzatura che ho cucinato. Eh... E poi ha detto il che ha avuto oh. un buon gusto per i mobili. Pensava li avessi presi scelti, caro. Vabbè, comunque non è scoppiata una guerra, sei felice? Oh sì, che sono. Lo sono tantissimo. Mi hai lasciato come una statua, eh, però lo sono, eh, lo so. Volevo sorprenderti. E quindi nonostante tutto, ora puoi chiederle come è andata questa giornata, caro, puoi chiederglielo. Io direi, ragazzi, che... Con l'espressione felice della nostra Ilaria possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo assistito finalmente al chiarimento, dopo tanto tanto tempo, di Ilaria e suo padre. Ilaria ha scoperto tutto. Ora dovrà approfondire il discorso di tutti quei figli, no? E suo padre ha avuto prima di incontrare Summer, prima di innamorarsi veramente di Summer, insomma tutte queste cose... Però sì... Finalmente tra i due ragazzi, per la prima volta dopo anni, è tornato il sereno. Questi li metto via io, perché altrimenti so già che fine faranno. Summer ha aiutato molto in questo a far capire ad Ilaria quanto suo padre fosse cambiato, quanto ora sia un uomo diverso, che tiene veramente a lei, che, che la ama incondizionatamente, insomma. E quindi i nostri sono qui, ragazzi. Si amano sinceramente. E sono felici. Pro. Per quanto purtroppo non ci è dato saperlo. Perché sappiamo che Arsenio, prima o poi, a breve. Purtroppo, ci lascerà perché vedete la barra. È stato anche detto, e ringrazio tanto la mia amica Daniela che mi ha detto: Io fossi in Summer, cercherei un modo per farlo tornare. Però, ragazzi. Da, se da sempre avevo pensato a questa alternativa, però sebbene un po' malinconica la vita di Arsenio era proprio questo lo scopo, perché purtroppo non sempre la vita ci regala tutto quello che vorremmo, non sempre è, è del tutto giusta. E secondo me la storia di Arsenio ne è, è un esempio, insomma un uomo che ha passato tutta la sua vita a fare un un lavoro, no? illegale, perché comunque era un ladro, ragazzi, ve lo ricordo. lontano la sua moglie, la sua figlia che ha messo comunque il lavoro prima di ogni cosa. Oh no, il mostro sotto al letto, eh, lo so, tesoro, devo Devo chiedere a tua madre di nebulizzare. Vieni qua. Ti prego, nebulizza. Sì, patata, stai calma. Va bene, stai calma. E notare, ragazzi, la pancia della nostra Ilaria. Che da subito si fa notare, insomma. Sì, è ambiente sgradevole. Va bene, puliremo. Perché la nostra... Più avanti Terzo trimestre fra 20 ore Mentre tu patata invece No tra 24 eh beh Evidentemente Allora io l'avevo così ragazzi Evidentemente La nostra già era incinta Magari no mettiamola così Già era incinta prima ancora Di impegnarsi per rimanerlo Insomma diciamo Patata dormi tanto non devi andare a scuola e anche tu, mio caro, vai, vai a letto, perché è il caso. E dicevo, è triste un po', magari la vita di Arsenio è un po' malinconica, perché finalmente trova l'amore, ragazzi, finalmente trova la donna della sua vita, che gli sta per dare un figlio. Finalmente ha messo la testa a posto, ma purtroppo troppo tardi. E quindi sì, sebbene potrei anche mettermi d'impegno per farlo tornare, vi dico che no, non lo farò, perché lo trovo più... Mh, più vero. Ehm... Purtroppo, come dicevo prima, la vita non sempre ci... è clemente sotto questo punto di vista. E a volte capita di dover affrontare un percorso che non è proprio. Fa freddo. Quindi tesoro, cambiati. Un percorso, dicevo, che non è proprio quello che ci saremmo aspettati, quello che avremmo desiderato per noi. Però la vita è anche questo, quindi io direi che con l'arrivo del Natale, il festeggiare, il dover festeggiare il Natale nel prossimo episodio, ragazzi, noi ci fermiamo qui. Mi auguro che Arsenio viva ancora un po', perché diciamo che ha ancora delle cose in sospeso. Però vediamo, ragazzi, vediamo. Sicuramente dovrà... No, non vi dico niente, non vi dico niente. Vi spiegherò tutto. Qualora non riuscisse nel suo intento, poi vi, vi dirò. Però, anche perché non sappiamo quello che ha combinato mentre i nostri erano in vacanza. Magari lo ha già fatto. Qualora dovesse venire a mancare prima, magari lo ha già fatto. Chi lo sa? Detto questo, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vadimoni per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Insomma, ragazzi, chi più ne ha, più ne metta. Mi raccomando, andate. E iscrivetevi ai loro canali, campanelline sempre attive perché solo in questo modo vi arriva la notifica Quando qualcuno di noi pubblica un video nel suo canale. Quindi mi raccomando, veramente campanelline sempre attive, ragazzi. E detto questo che dire, fatemi sapere cosa ne pensate. Se siete contenti per Ilaria, per Arsenio, per la nuova gravidanza di, di Ilaria. Insomma, fatemi. Ma soprattutto per come è andata a finire Fra padre e figlia. Ecco, questo poi è la, l'aspetto che in questo episodio conta di più, secondo me. Quindi vi rimando al prossimo, ormai lo sapete, forse bene ragazzi, vi auguro prima non solo un fantastico inizio settimana, ma anche una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Al prossimo sul Soul Simmers. E non...